Ciao, oggi siamo qua con Sharink Ciao. che festeggia. Ansia. Ma com'è che ansia? Sì, perché non sono abituato a stare davanti alla camera. Ma no, È una sensazione è come strana. parlare con te Sensazione stesso, come parlare strana. con te stesso. Oggi festeggi 30.000 iscritti. Sì, esatto. Siamo qua a festeggiare i 30.000 iscritti del canale. Che ho pensato di farlo in modo ironico e simpatico con questa Ci intervista sta, ci qua. sta. Quindi non da prendere subito, ma è una roba scherzosa che ho voluto fare. Perché mi sembrava un po' più carino e un po' più intimo che non le classiche domande, fammi le domande per i 30.000 che ti rispondo, quindi per questa cosa qua, Ti posso chiedere quindi una cosa? Perché fare... Sì, certo, dimmi. ti vesti da hipster? No, Perché così è. attenzione, io non sono un hipster, io sono un hoppers. Perché hipster, a parte che tradotto in italiano hipster significa fricchettone, e quindi la cosa a me non piace molto. Però sono un hoppers. L'hoppers è quella persona che balla l'indie hop, Ah, che è un ok. movimento che sta tornando di moda Ne ora, ho sta tornando di sentito. moda in Sì. Italia, e praticamente è un ballo, è il ballo che si fa sulla musica swing, Ah, quindi anni 30, anni 50. ok. Swing, quindi diciamo che l'indie hop è il papà del boogie boogie, Ah, ho quindi quello capito. che veniva prima. Ho capito. Quindi io sono un insegnante diplomato. Insegni. E mi vesto così un po' perché mi piace. Io nasco cantante swing, cantante crooner più che cantante, però non sai No, niente. Il non so crooner, di te la queste semplifico cose. molto, il crooner è quella persona che è quel cantante intimo. Ah. Mentre prima si cantava verso un pubblico nelle platee, si faceva opera, si urlava, con l'invenzione del microfono la gente ha incominciato a capire che si poteva sussurrare nel microfono e quindi diventare un cantante confidenziale. Quindi tutto lo swing, quindi Sinatra, eccetera, eccetera. Ti ho Wow. fatto proprio un Ho sunto, perché non capito. sai niente. Vabbè, non lo so. Vai. Come mai un canale YouTube? Come mai un canale YouTube? Un canale YouTube perché per tre motivi. Il primo motivo è che io nasco molto timido e Se quindi volevo sconfiggere questa cosa qua. Il secondo motivo è che mi è sempre piaciuto fare tutte quelle cose dietro alla camera, tu. quindi Ah, montare i ok. video, fare effetti Anche a me speciali, piacciono. non so se si nota, Sì, abbastanza. fare tutte le cose dietro. Però siccome non avevo nessuno come ospite e dovevo farlo io, Ah, e quindi ok. tutto è nato così, come scherzo. Poi ho visto Tipo ora. che la cosa andava avanti e ci ho preso gusto. Ho capito, ho Il terzo capito. motivo è perché... Il terzo motivo non è tanto per gli altri, quello è arrivato dopo, l'aiutare gli altri, vedere che hai un seguito, dare una mano a chi sta iniziando, è arrivato dopo. Inizialmente perché avevo bisogno uno sfogo io, quindi di una cosa che mi facesse parlare con un qualcuno che non fosse me stesso. Capito. Esatto, non fosse me stesso. Ci racconti Quindi il come. bisogno di parlare con un qualcuno e quindi ho usato la camera come se fossi io. Hai presente, no? Quella sensazione di quando parli Sì. Hai come se fossi tu allo specchio. voglia. È esattamente quella sensazione lì. Conosci, no? Hai voglia se la conosco. Sì, la Questi conosco. sono i tre. Ci racconti un po' come hai iniziato? Come ho iniziato? Con YouTube o con il Come tattoo? tu? Quello che voglio. Allora, con il tattoo è iniziato tanti anni fa, quando io nasco appassionatissimo, sono sempre stato appassionato dell'Oriente in sé. Anch'io. Quindi arti marziali, Kung Fu, quindi sia Cina che Giappone, tutta quella parte lì. Io a 4 anni ho iniziato a fare karate, l'ho fatto per 12 anni, Anch'io. però nel mentre ho fatto tutte le arti marziali di questo mondo fino ai 28 anni. Anch'io. Kung Fu, Jiu Jitsu, appunto karate, box, kick, tutte le arti di combattimento possibili, giapponesi e non, le ho fatte. E quindi avevo una forte scimmia per quella cultura lì, anche libri sul ninjutsu, io leggevo delle cose sul tai Manga. chi, sullo zen, ero un bambino strano io, ero Ma davvero si un bambino vede che è un bambino strano. strano. E Si vede. quindi avevo questa scimmia qua per i manga, Ci e avrei quindi il scommesso. tattoo era molto parte di quella cultura lì e quindi mi sono interessato fin da piccolo, anche se ho iniziato tardi, un po' perché non avevo i soldi e un po' perché avevo paura di imbrattarmi tutto. Posso Ho capirti. resistito fino adesso, ma non è detto che io prima o poi mi faccia un full body. Perché è qualche mese che mi sta intrippando la roba di farmi un pezzo tosto. Ok. E quindi non lo so. È iniziato così.
Poi ho sempre avuto la passione per i disegni, che si è tramutata in guarda, con i disegni forse posso provare a fare questa roba qui. Con il canale invece te l'ho detto, ho provato a fare un paio di video, ho visto che funzionavano, ho visto che ero d'aiuto a qualcuno e ho detto se posso aiutare un qualcuno perché no, io sfogo la mia voglia di parlare e loro ascoltano, imparano eccetera eccetera. Quindi è stato uno scambio proprio così che è nato dal nulla, non c'è stata idea adesso faccio lo youtuber perché va, no, è stato così, ho preso una camera, ho iniziato anche perché sono sempre curioso, io sono una persona curiosa, devi capire tantissime cose, anche capire come funziona una camera, come starci dietro. È bello imparare comunque. Mi piace avere degli input e delle informazioni, quindi questo è stato un modo. Ok, autodidatta o hai avuto un mentore? Ho avuto un mentore, no. Autodidatta come in tutto, perché io appunto nasco povero, non ho tempo e né soldi per fare niente, quindi autodidatta in tutto, anche con la fotocamera, anche con i programmi di editing, anche con tutto quello che faccio, ho imparato sempre solo, anche il tattoo, anche perché all'epoca, come dico sempre, gli studi erano molto 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 chiusi quindi nessuno ti apriva le porte e quindi dovevi per forza, non c'era internet, quindi non potevi spiare, non c'erano tutorial, non c'era niente e quindi dovevi provare e poi dopo ho imparato. Cosa facevi prima di fare questo lavoro qua? Cosa facevo prima? Io nasco operaio perché ho provato a fare le superiori ma essendo una bestia, nel senso che sono stato espulso da due scuole, non per non voglia, perché ero una persona agitata, ero turbato, sono stato cacciato e quindi ho fatto l'operaio per 13 anni, ho fatto 14 più o meno, 12 anni, ho fatto l'operaio e ho fatto di tutto. Dal muratore all'idraulico all'elettricista per 10 anni, intanto che facevo l'elettricista scusate, non sono abituato alla camera, intanto che facevo l'elettricista per pagarmi la palestra appunto, ho fatto anche il cuoco la notte, quindi mi sono sempre dato da fare una cifra, perché io nasco nelle case popolari, nasco con dei genitori che non stavano bene, quindi di soldi zero, e quindi ho sempre dovuto lavorare un casino per essere quello che oggi sono, e quindi è stato difficile, ma rifarei tutto quello che ho fatto, perché è stato ogni giorno un insegnamento, ti giuro, anche lavorare sodo, capire... Per apprezzare quello che tu hai a oggi devi davvero avere un trascorso molto più difficile, altrimenti siete tutto semplice. Sì, no, è vero, facile, è vero. Troppo easy. Ci parli un po' dei tuoi lavori, di quello che fai? I miei lavori... Perché non è uno stile solo. A parte, i miei lavori sono particolari. Esatto. Io pubblico spessissimo Real, ma io nasco come Real e Japanese, faccio un 50 e 50. Okay. Però nel momento in cui iniziai io c'era così talmente poco Real che ho voluto spingere in quella direzione okay, lì. Ok, è una scelta quindi. Però faccio tanto giappo, faccio ancora tanto giappo. E faccio anche quello che mi va di fare, quindi un 20% ottimo. Di stili che voglio provare, di cose che voglio sperimentare, faccio anche quelli. Diciamo che non mi focalizzo solo su uno, perché a me piace, ecco, questa è la parte strana, mi piace accontentare il cliente in quello che vuole. Il cliente mi chiede qualcosa e io cerco di farlo nel miglior modo possa star bene addosso a lui. Quindi io mi reputo un po' più un esteta del tattoo che non un artista o... E quindi sì, mi piace ascoltare, capire e secondo il mio gusto, purtroppo, sperando che incontri anche il suo, creare qualcosa che stia bene su di lui. Ho capito. Qual è il tuo ago? Ma sai che sta domanda non me l'aspettavo, è una domanda davvero interessante. Mm-hmm. L'ago che mi piace è il 13M1, sono sempre stato amante del 13M1. Piace anche a me, piace anche a me. Quello è un ago che mi piace. Anche a me. Perché facendo appunto giappo, le bande, tutte le cose le fai tutte col 13, quindi il 13 è una roba, è il mio ago. Ho capito. Hai uno sponsor? Sei sponsorizzato? Mi chiedono spesso se ho uno sponsor, io non ho sponsor a oggi, io collaboro con, cioè ce li ho per dietro all'arte, ma generalmente io collaboro con tante ditte che mi prestano le macchine per provarle, mi prestano, o qualcuno invece mi regala le macchinette, però se la tua domanda è prendi, percepisci qualcosa da queste persone, la mia risposta è no, io oggi non prendo soldi da nessuna ditta e mi piace di più questa cosa perché nel momento in cui mi presentano qualcosa che a me non piace io sono liberissimo di dire questa roba qui a me non piace, quindi è capitato che ho fatto macchine che non mi piacessero e l'ho detto subito senza far troppi fronzoli. Ok. Cartucce o aghi classici? Quindi molto 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 meglio così. Cartucce o aghi classici? Cartucce o aghi normali?
Allora, quando faccio reel mi piace usare di più le cartucce perché ho molti più aghi, ho un set molto più ampio, okay, e riesco a switchare meglio. È con molto gli più aghi. Comodo. È molto più semplice. Quando faccio invece Japanese o quando devo usare pochi aghi, mi piace usare ancora l'ago classico. L'ago solido. Molto più affidabile, molto più fermo, mi piace di più. Ok. Lo si sciacqua meglio, mi piace di più. Ok. Quindi switcho abbastanza. In che percentuale conta la macchinetta? In che percentuale secondo conta te? La macchinetta? Sì, tu che ne hai viste tante. Allora, io farei una distinzione tra il professionista, che secondo me la macchinetta conta un 30%, 40, okay, 30, non lo so, comunque meno, perché è anni che lo fa e riesce a lavorare con un bel po' di cose, riesce a lavorare con tante cose. Ok. Chi sta iniziando sicuramente, perché io dico sempre di usare delle rotative, perché la rotativa una volta che l'accendi lei funziona. Magari poi è vero che le bobine per alcuni lavori, per le linee sono meglio, però se io sto iniziando e voglio qualcosa che mi possa togliere il dubbio che la macchinetta non funziona. Okay. Quindi la rotativa che accendi e va è una figata. È più comoda, perché più so pratica. Che se la linea non mi esce è colpa mia. Ho capito. Con una bobina magari lei, devo settarla, devo alzare, problemi devo che abbassare, si devo bobina. Disfare, in base a come metto la vite devo alzare i volt. È più difficile, è più macchinosa, anche se per alcune cose funziona anche meglio. Ma la rotativa, una volta che la accendi, va. Quindi per i ragazzi che stanno iniziando la macchinetta conta penso l'80%. Per i professionisti un 30, quindi bisogna vedere in base a chi e cosa. Ok, hobby? E qualche hobby? Hobby, ma sai che di hobby non ho il tempo di avere hobby? Perché io ho tre lavori, tutti i miei hobby, chiamiamoli lavori, chiamiamoli hobby perché li faccio con gioia, quindi per me sono lavori ma sono anche hobby. Ah, bella sta cosa. Non ho altri hobby se non i miei lavori, che sono tre, quindi insegnare ballo, okay, farlo youtuber, okay, fare il maker, e fare tattoo. Queste sono le mie tre cose che mi portano via tantissimo tempo. Io riesco davvero a dormire 3-4 ore a notte per settimane. Che voglia! Quindi non ho hobby. Fortunatamente ho queste cose, perché tutte le cose che poi sono hobby mi piacciono così tanto, che mi appassionano così tanto, che diventano lavoro. Ho capito. Automaticamente. E quindi queste sono. Ho capito, ho capito. Queste tre cose qua. Che avendo la fortuna di riuscire a switchare queste tre cose, non mi annoio mai, non ho bisogno di altri stimoli. Ho capito, sì sì certo, ho capito. Cosa ti piacerebbe fare? Cosa mi piacerebbe fare? Mi piacerebbe un po' entrare di più a far parte, cioè entrare di più, entrare a far parte delle convention per portare un po' di aria fresca, portare gente nuova, giovani, anche vecchi che non vanno più, per rinfrescare un po' quell'ambiente lì, perché io non ho da dire niente con nessuno, non voglio rimproverare nessuno, però tutte le persone con la quale ho fatto interviste, tutte le persone che conoscono non partecipano più. Sì, non ci va quasi più nessuno. E quindi è vero. Se i vecchi del tattoo non partecipano più, una domanda tu te la devi porre. Forse è ora di rinfrescare un po', no? Sì. Stesse persone, stesse cose, sappiamo tutti come girano, sì, sì, no? Sì, fare molto diverso. Quindi mi piacerebbe, ho provato, mi stanno tirando porte in faccia a go go e quindi prima o poi magari benvenuto. Questa cosa andrà, non lo so, vedremo un po'. Un'altra cosa che mi piacerebbe fare è tipo il format, hai presente Cucine da Incubo? Sai di cosa sì, parlo? Sì, bravo. Grazie. Però nel tattoo, cioè mi piacerebbe fare, prendere degli studi che non funzionano, okay, ribaltarli, anche con le mura, strutture, pitturarli, disfare, distruggerli, mettere a posto lo staff, ricreare uno staff se non c'è, mettere a posto quello che hanno, bello, fargli capire come funziona il marketing, l'immagine, la pubblicità, cioè ricreare uno studio che non funziona e portarlo a fargli fare boom. Quello mi piacerebbe tanto, sia perché mi piace creare queste cose, ok, e un po' perché l'architettura è una cosa che mi piace davvero tantissimo. Avendo passato tanti anni in cantiere, penso di avere un occhio buono anche in quelle cose lì. Tutti i miei studi me li sono fatti io a mano, proprio io, okay, ho tirato su i muri, io le porte, io tutto. E quindi mi piace, bravo, fare queste cose, quindi mi piacerebbe fare una roba simile. Quindi se tu sei interessato, chiamami. No, scherzo, adesso non so se su YouTube, se sarà un format, se okay, ancora in si progress, svilupperà, se in tele, non lo so. Però è una roba che mi piacerebbe fare, mi interessa. Cosa ti rimproverano quelli fianco a te, vicino a te? Una cosa che mi rimproverano le persone vicino a me è che non rispondo al telefono. Non rispondo al telefono, okay, messaggi, chiamate, non rispondo al telefono. Ma perché
sono impegnato a fare cose, sempre, perennemente, e guardo, dico dopo, e poi non risponde nessuno. Anche gli amici stretti, cioè sono proprio brutte persone. Quindi abbiate pazienza. Lì. Quell'ambito lì sono proprio brutto. Tutti voi abbiate pazienza. Un'altra cosa che mi rimprovano è che ho una sindrome da shopping Sindrome da shopping, un uomo. Sì, delle volte impazzisco, prendo e compro. Ah. Tipo, il sabato, che è una giornata che io ho piena per mesi e mesi, perché tutti possono spesso venire solo il sabato, ho una lista di attesa abbastanza lunga. Okay. La mattina in cui io arrivo qua, quindi magari ho fatto le 4 di notte, ho fatto le 5, sì. Mi sveglio, vengo qua e trovo il messaggio del cliente che non viene, io impazzisco, perché dico, potevo fare le mie cose con calma. Beh, certo. C'è gente che aspetta mesi, cavolo, dimmelo, no? Dimmelo un giorno prima o due, perché in ultimo? Vabbè. In quello stesso istante io metto giù il telefono, esco e vado a fare delle compere folli per sfogare la mia vita. Era, sì. L'ultima volta sono entrato in un negozio di musica e ho comprato un sax. Quindi suoni il sax? No, assolutamente no. Infatti quello che mi ha chiesto lui è, perché suoni il sax? No, è che non sapevo cosa fare e quindi ho comprato un sax. Ok. Oppure sono andato a Santo Domingo con la mia compagna, un giorno bellissimo il sole, il secondo bellissimo, il terzo mi stava annoiando così tanto che ho spianato la carta di credito, ho comprato un trapo, una colonna, perfetto. Un tornio. Io non compro così. Un tornio. Sì, poi non sono ponderate, sono proprio a cuore, sono delle così, compere buttate lì. Così. Ho capito. Sì. Dai un consiglio ai nostri giovani. Un consiglio che do ai giovani, cavolo, questo è difficile, un consiglio che do ai giovani è che devono macinare tantissimo, devono mettersi sotto se hanno voglia e andare, perché una cosa che spesso sottovaluta il giovane, che magari pensa, adesso è presto, mi diverto un po', l'anno prossimo farò. No. Cavolo, quando tu hai un'idea giovane, hai vent'anni e dici voglio fare questo, tempo che capisci che la metti in atto passa un anno. Sì. Quando entri in questo ramo, tempo che ti affermi, tempo che diventi qualcuno, in quest'ambito ne sono passati altri 5. Sì. Quindi l'idea che tu hai oggi a 20 anni, forse sarai comodo quando ne avrai 26. Sì. Quindi è oggi che devi pensare davvero cosa farai da grande, quando farai tra un po', ma ci devi pensare sì, oggi, una non idea domani, la devi fare. Adesso è presto. Quindi se sei un giovane e hai voglia, bisogna spingere davvero tantissimo. Ciò significa che non devo andare a casa, faccio 3 ore con la play. No, se voglio fare qualcosa, falla, prendi la play, la lanci via e macini, guardi video, studi, ti informi e ci dai dentro. E ci dai davvero dentro. Anche in questo campo, se io volessi a oggi entrare in uno studio, farei esattamente in questo modo. Andrei davanti a uno studio che io stimo e mi farei trovare lì davanti alla mattina alle 8. Un giorno mi rimbalzano, anche il giorno dopo, anche il giorno dopo, all'infinito. Anche il giorno dopo e anche il giorno dopo, finché questa persona non capisce che io ho voglia. Perché alle persone che lavorano non gliene frega niente che tu sei una persona capace. No, è vero. L'interesse è che tu sei una persona che ha voglia, sana voglia di imparare. Sì, è vero. Non cercano quello perfetto imparato che ha già il suo carattere, non vuole nessuno quasi. Perché chi è già pronto a volte purtroppo nell'ambiente artistico è anche spocchioso. Molto, le persone cercano molto gente spesso. Da crescere, ma gente che ha voglia. Si fa sempre più fatica a trovare queste persone qua. Quindi tanta fame e darci dentro. Ho capito. I tre colleghi non me li chiedere perché non te li cito. Ma come non me li citi? Non ci pensare neanche, perché tutti quelli che mi piacciono li abbiamo quasi portati tutti, quindi non ti farò i nomi. Vabbè, ok, va bene. Allora ci salutiamo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a te per essere stato con noi. C'è stato un bel feeling, è stata una bella cosa. Sì, è vero, mi è instaurato un feeling. È come se tu mi leggessi il pensiero. Sì, è incredibile. Sì, lo penso anch'io. Una connessione spaventosa. Lo penso anch'io. Vieni a trovarci quando vuoi. Anche per me, quando vuoi fare due chiacchiere io sarò sempre qui. Ok, grazie, apprezzo molto, grazie. Grazie a voi, alla prossima. Ciao, ci vediamo alla prossima. Grazie.